inizio 43 lavoravamo in fabbrica delle fisarmoniche. Non sono andato più a scuola a Rimini perché la fame era tremenda. Cominciavano i tedeschi a girare, volevano requisire la fabbrica, che poi l'ha requisita, che facevano le cassette per le mine. Sono arrivati a Mondaino con 2 o 3 camion e hanno cominciato a girare per il paese a raccogliere tutta la gente. E li hanno portati via a lavorare alla Totta, hanno cominciato a lavorare alla Totta, Padiglione, Montecchio, in quelle zone lì. E allora mio babbo ha deciso di portare la famiglia a Cereto, dove lui era nato. E poi è arrivato il fronte. Nel terreno di mio zio, là sotto il cimitero di Cereto, c'era la postazione dell'artiglieria. E allora siamo dovuti andare nel rifugio. E andavamo a sentire la radio Londra in una grotta lì nel castello di Cereto, e siamo usciti, sentivamo un rumore là verso l'Evola, un vocio, sentire parlare forte, concitato. Cosa sarà successo, cosa non sarà successo? Andiamo a dormire. Il giorno dopo vado giù nella bottega la mattina, alle 8:30, di mio zio, arriva il contadino di quella casa che sentivamo urlare. Arriva, dice: è successo che alla sera sono arrivati 2 tedeschi con una motocorazzetta e sono entrati in casa, e fatto sta che questi tedeschi hanno dato addosso sta ragazzina che aveva la mia età, 15 anni. E alla matrigna, perché la madre gli era morta. Il padre ha saltato la finestra e è scappato via. Il vecchio è andato oltre a difendere le donne e l'hanno ucciso. E allora la mattina è arrivato il contadino e se andava su qualcuno dei saioni a fare la cassa. Mio zio aveva un campo e in mezzo al grano turco c'era un ciliegio a visciolo, piccolino così, e io mangiavo le ciliegie da per terra. E tutta una volta sento, prima cadere le gambe del grano turco e poi la raffica. Alzo gli occhi e c'era due apparecchi che giravano e mitragliavano, e mi agivo, ma i tira proprio a me, e giravo intorno a sto affare, 2 o 3 scariche, poi vedo il fumo lassù. Allora ho capito che era il camion della Tot. Dopo, nel rifugio, eravamo circa 40, e siccome è lassù in cima la valle che va su, noi eravamo proprio sotto dove c'era la postazione dei cannoni tedeschi, e le cannonate un po' lunghe arrivavano tutte lì da noi. E mio zio, la tacchetta di ci hanno individuati, e badava di ci ha individuati, bisogna fuggire. Siamo fuggiti, siamo andati giù in una casa lontano 1 chilometro circa, sempre giù per il fosso. E me sono arrivato 10 minuti prima che ne tutti chietre, scalzo, andava, capleva. E mi sono messo lì e guardavo, era un paesaggio da film, apparecchi che mitragliavano, cannonate che scoppiavano in qua e in là, ta 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 ta, bum bum bum, bum bum, e vedo tutti gli altri del rifugio che venivano giù, mia sorella in testa, che arrivavano alla spicciolata uno dietro l'altro. Lassù dove sono nato io, ci affacciamo lì alla curva, c'erano 10 croci, 8 inglesi e 2 tedeschi. E allora da Pedreto una pattuglia ha chiesto dove c'erano i tedeschi, e il contadino gli ha detto: sono lì sopra, da Maretta. E lui ha detto: però passate la strada qua, in dialetto, no? La strada qua, ma loro non hanno capito, sono andati su lì,
come sono usciti in cima, che finiva il bosco di confine che andava giù a 10-15 metri dalla strada maestra, proprio c'era uno spazio, come sono scappati fuori, una raffica, erano in 12, ne ha fatti fuori 8. E gli altri 4, gli è scappati via, sono tornati giù, e il contadino gli ha detto, «Avlo detto che io vado a passare la strada qua!» Poi, dopo sono passati lì nella strada, quella strada lì, e sono andati su, gli sono andati da dietro, li hanno fregati a tutti e due, poi li avevano seppelliti tutti laggiù. 8 inglesi e 2 tedeschi.